Buongiorno a tutti voi, buona domenica. Ascoltiamo la parola tratta dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare la porta dicendo: «Signore, aprici!» Ma egli vi risponderà: «Non so di dove siete». Allora comincerete a dire: «Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ma egli vi dichiarerà: «Voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia». Là ci sarà pianto e stridore di denti. Quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Dice Papa Francesco: Gesù fa capire che non è questione di numero, non c'è il numero chiuso in paradiso, ma si tratta di attraversare fin da ora il passaggio giusto, e questo passaggio giusto è per tutti, ma è stretto. Questo è il problema. Gesù non vuole illuderci dicendo: «Sì, state tranquilli, la cosa è facile, c'è una bella autostrada e in fondo un grande portone». Non ci dice questo, ci parla della porta stretta, ci dice le cose come stanno. Il passaggio è stretto. In che senso? Nel senso che per salvarsi bisogna amare Dio e il prossimo, e questo non è comodo. È una porta stretta perché è esigente. L'amore è esigente sempre, richiede impegno, anzi sforzo, cioè una volontà decisa e perseverante di vivere secondo il Vangelo. San Paolo lo chiama il buon combattimento della fede. Ci vuole lo sforzo di tutti i giorni, di tutto il giorno, per amare Dio e il prossimo. Carissimi fratelli e sorelle, accogliamo in questa 21ª domenica del tempo ordinario questa pagina del Vangelo. Gesù vuole che tutti ci salviamo, ma per salvarci dobbiamo attraversare la porta stretta. Non ci perdiamo d'animo, non ci scoraggiamo, ma con l'aiuto della grazia ce la faremo, perché Dio vuole solo il mio, il nostro unico vero bene, che è appunto quello della salvezza. Amen, alleluia, e Dio vi benedica.